30 novembre 2022 sono al MACA, il Museo A come Ambiente di Torino, per la presentazione del progetto Green Young Gaming Ambassadors. Si tratta di un progetto di generativa APS rivolto a ragazzi e ragazze dai 18 ai 25 anni, un'idea che unisce videogiochi e sostenibilità ambientale. Paolo, qual è stato il tasto, il click che vi ha permesso di realizzare Giga? Allora, l'idea da cui siamo partiti è stata mettere un po' in discussione la narrativa dominante che c'è soprattutto in questo periodo storico, per cui i giovani under 25 sono già sensibilizzati sul tema dell'ambiente, sulle tematiche ambientali. Abbiamo provato a studiare, a ricercare dati ed effettivamente quello che è uscito è che non proprio tutti i giovani sono sensibilizzati a queste tematiche. Da questa domanda che ci siamo posti, da questa risposta, abbiamo pensato di creare un percorso che potesse coinvolgerli attivamente e quindi abbiamo pensato ad uno strumento per cui potessero essere ingaggiati veramente e si potessero sentire protagonisti. Dunque abbiamo scelto il videogame, che è uno strumento potentissimo. Dai dati che abbiamo trovato risulta appunto che i ragazzi sempre più spesso socializzano attraverso i videogiochi, più ancora che magari Spotify, la musica o addirittura i social, e quindi ci è sembrato lo strumento principe per realizzare questo progetto. Giga è un progetto che è stato finanziato dalla Compagnia di San Paolo ed è stato realizzato dall'associazione Generativa, di cui io sono vicepresidente, un'associazione di ragazzi under 30 che si occupa di innovazione culturale e innovazione digitale. Questo progetto ha coinvolto 15 ragazzi sul quartiere San Donato della città di Torino e dal mese di giugno a ottobre abbiamo realizzato un percorso di incontri con i ragazzi presso la casa del quartiere di San Donato, e in cui abbiamo, con l'aiuto di tutor specialisti nel tema del gaming e dell'ambiente, abbiamo sviluppato un percorso di competenze, di acquisizione di competenze sul digitale e nello specifico sul videogioco. L'output, il risultato di questo progetto è stata la creazione di due videogiochi a tema ambientale. Fare un film, scrivere un libro è un po' come prendere la ricetta della lasagna e poi fare la lasagna. Scrivere un videogioco è un po' come se ti dessero gli ingredienti della lasagna e ti dicessero, toh, vai, fai una lasagna. E questo è il bello del poterlo fare, ecco.